avere le informazioni a livello generale di che cos'è, cosa fa, come funziona il mondo del no profit è fondamentale, ma è fondamentale per il mondo del no profit, in quanto le informazioni che possono poi si possono ricavare sono informazioni fondamentali anche a tutela dei diritti e della promozione dello stesso di tutto il settore no profit, perché non basta dire il no profit è bravo di per sé, il no profit è un elemento fondamentale della nostra società, ma siccome c'è un'evoluzione in corso e anche questo va documentato, sottolineato, anche se penso in tutta l'attività anche legislativa di definizione delle regole, di definizione delle modalità per sostenere il no profit, che è un obbligo delle istituzioni previsto nell'articolo 118 della nostra Costituzione, è fondamentale poi sapere bene quali sono anche i bisogni per fare in modo che le vostre organizzazioni vivano al meglio per poter dare un contributo fondamentale alla nostra società. Quindi capisco, ribadisco, so che so per esperienza che questa è una fatica per tutti, mi pare che qui si stia facendo in modo di aiutare per fare pesare di meno questa fatica, ma guardate che è una fatica che può portare dei risultati prima di tutto lo stesso a questo mondo. Come istituzione comunale, noi abbiamo qui anche funzionari del nostro ufficio volontariato, proprio perché anche noi siamo a disposizione, insomma, per favorire al massimo questo senza complicare le cose. Noi abbiamo come Comune di Milano anche un accordo con il Centro Servizio del Volontariato, che so che come rete nazionale hanno collaborato per questo lavoro, e con il Forum. Quindi se tutte le cose che possono servire per facilitare sono a disposizione, ma soprattutto noi poi cercheremo di utilizzare i dati, le cose che emergeranno, non per dare delle multe, ma perché da qui si può capire quali sono i modi migliori per aiutare questo soggetto. Anche noi come istituzione comunale utilizzeremo in questo senso, stiamo anche facendo con il Centro Servizio del Volontariato un lavoro di messa a sistema anche solo dei database che esistono nel Comune di Milano sul mondo del no profit, perché nella storia si sono strutturati, ogni assessorato c'ha il suo, eccetera, stiamo cercando di mettere a sistema, e sicuramente questo funziona perché dobbiamo diminuire quella prassi che purtroppo esiste, che ognuno fa la sua raccolta dati. Quindi anche noi cercheremo invece di utilizzare questo in modo da non far pesare, ma utilizzare bene le informazioni che sono qui. Quindi un grazie a Istat per questo. Io sono contento che Istat si sia impegnata in questa operazione 10 anni dopo i censimenti precedenti, perché guardate che anche in altre occasioni, non come assessore, in cui ho dovuto anche sostenere alcune posizioni del no profit, avere dati che risalgono a 10 anni fa è il modo migliore per non ottenere i diritti che il no profit e i beneficiari del no profit hanno bisogno. Quindi cerchiamo di lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo. Grazie quindi a voi tutti, a Istat e a quelli che collaborano con Istat per aiutare questa operazione.